Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Ascoltare le parabole del Signore ci mettono in crisi. Quanto giudicano la nostra pastorale, le nostre consuetudini, finanche i nostri progetti. Eppure è chiaro, è evidente ciò che Gesù intende dire. Il regno è come un granello di senape, come il lievito del pane. Non importa, cioè, la quantità, la grandiosità, la maggioranza. L'essenziale è che i discepoli siano attivi, siano lievito e fermento della società là dove vivono, siano sale che insaporisce i cibi. Invece siamo sempre preoccupati dalle statistiche. Esiste addirittura un ufficio centrale di statistica nella Chiesa, a mantenere le posizioni consolidate, a operare per migliorare i nostri risultati. Quando entreremo nella logica del Vangelo? Quando distingueremo infine l'impatto storico e sociale del cristianesimo dall'esperienza di fede? Certo, viviamo in una società multietnica in cui siamo chiamati a confrontarci con chi la pensa diversamente da noi, ma ciò non è necessariamente un male. Certo, la nostra presenza nella società è diventata marginale ed insignificante rispetto alle grandi decisioni del mondo. Ma questo non è necessariamente una colpa o un danno. Smettiamola dunque di rimpiangere il passato e torniamo ad essere lievito. Buona e santa giornata a tutti, buona settimana, Dio vi benedica. La lode ma